Buonasera, buonasera e buonasera nuovamente. Ben ritrovati col nostro appuntamento dedicato agli amanti del ruolo del numero uno, ma anche agli aspiranti numero uno. Questa sera, intanto, prima di tutto vogliamo ringraziare i più di 1.000, quasi 1.500 visualizzatori che ci hanno seguito sia in diretta sia nel podcast successivo in questa settimana. Come al solito, ricordiamo che per poter intervenire in diretta con i messaggi bisogna aprire il video della diretta stessa. Ovviamente verrà condiviso sulle varie pagine. Se commentate il post condiviso, purtroppo non lo vediamo in diretta e non possiamo rispondere. Quindi aprite tranquillamente il video della diretta e postate le vostre domande. E anzi, le proporremo al nostro ospite d'onore, che è un onore avere questo ospite, nonché ritornano ovviamente con noi Emanuele e Matteo, rispettivamente della Imparando Academy e della Next GK School o Next Generation Keepers. Lo trovo in entrambi i modi, che piace a entrambi. Iniziamo subito. Sappiamo che questi giorni, con questo allentarsi un po' del lockdown, qualche scuola calcio, quindi anche palestre e altre varie, hanno ripreso le proprie attività. Matteo, fra poco lo vediamo in diretta. Sappiamo. Eccoci qua, buonasera e ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti. Sappiamo che la Imparando Academy ha ripreso gli allenamenti in questi giorni. Come sta andando questa ripresa degli allenamenti? Sì, finalmente siamo ripartiti con tanto entusiasmo, ma sempre con tanta attenzione. Abbiamo curato ogni dettaglio per ripartire in totale sicurezza. Naturalmente i bambini erano strafelici di ricominciare l'attività e continuare il processo di crescita che abbiamo iniziato a settembre. E piano piano, naturalmente ancora non siamo tornati alla totale normalità, però con le lezioni individuali e piccoli gruppi, e sicuramente dalla settimana prossima ancora ci avvicineremo ancora di più alla normalità, ma l'attenzione deve essere sempre massima perché siamo comunque sempre in un periodo di emergenza. Ma siamo riusciti a ritornare in campo e quello era importante. Infatti ringrazio tutto il nostro fantastico staff che permette ogni giorno di lavorare in sicurezza, e anche se attualmente mi sto occupando soprattutto io degli allenamenti in prima persona, e lo farò e lo faremo sicuramente fino alla fine di tutta l'estate. Bene, bene, dai, siamo contenti di ritornare in campo. Molto bene. Spostiamoci dall'altra parte del globo, quindi con la Next JK School. Andiamo a vedere Emanuele cosa ci dice invece per quanto riguarda le riprese degli allenamenti. Sistemiamo gli schermi dall'altra parte del globo. Emanuele, ci sei? Sei in diretta? Vai. Carlo, come stai? Perfetto, Da questa parte non c'è male, dai. perfetto. Ciao Carlo, ciao Matteo. Ciao, Innanzitutto, ciao. volevo fare, sono molto felice, insomma, di sapere che gli allenamenti sono ripresi per l'Imparando Academy. Sono sicuro che i ragazzi sono felicissimi, e anche Matteo, che è potuto ritornare in campo, già vedo le prime immagini, quindi sono contento. Per tutti i nostri amici portieri dell'Imparando Academy dall'Italia. Qui noi a Toronto in questo momento siamo ancora fermi. Comunque, da questa parte del mondo, il lockdown è iniziato qualche settimana più tardi, quindi seguendo, diciamo, questo processo di allentamento delle restrizioni, presumo che potremo ritornare in campo forse a fine mese. Quindi noi ancora stiamo fermi dal punto di vista degli allenamenti, anche se alcuni sport individuali, attività individuali hanno riaperto, però dal punto di vista calcistico stiamo ancora fermi. Quindi aspettiamo un altro paio di giorni, dobbiamo resistere un altro po'. Io faccio la proposta, Emanuele, se riesci e trovi un aereo disponibile, a noi lo staff serve sempre incrementarlo, quindi se vuoi venire, aspettiamo, a braccia aperte. Sarebbe bello. Bella idea, vi ringrazio per l'offerta. Ovviamente qui ancora sto aspettando di vedere e di valutare quello che dicono le autorità, a seconda di quello che dicono. Se effettivamente non ci dovrebbe essere ci dovrebbe essere una stagione estiva un po' più corta. Se non ci dovesse essere, potrebbe essere eventualità tornare a casa, perché no? Magari Per il resto dell'estate. ci rivediamo in campo in Italia. L'ultima volta eravamo Ci vediamo in campo, ovviamente, a certo. Toronto, una delle ultime Nascono volte. proposte Certo.
nascono proposte di collaborazione live. Beh, adesso non Noi siamo resta sempre attivi, noi siamo sempre attivi da questo punto di vista, quindi è un piacere. che presentare l'ospite d'onore in un momento in cui c'è un po' di movimento intorno alla Serie A, quindi diciamo, un po' di frenesia, un po' di voglia di tornare, pareti contrastanti. Questa sera abbiamo il piacere di avere ospite con noi un ex portiere, nonché attuale portiere, scusate, attuale allenatore dei portieri del Lecce, in Serie A, mister Luigi Sassanelli. Buonasera, eccoci qua in diretta con noi. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ciao Carlo, ciao Matteo, ciao Emanuele. Ciao Buonasera a tutti, mister. buonasera a tutti. Grazie per Grazie. l'invito, eh. Grazie per Grazie l'invito. a te, Benvenuto. L'ultima volta ci eravamo visti in quel di Afforgard, è passato qualche Sì. anno. Abbiamo condiviso un Sì, po' infatti, il corso infatti. insieme, ma anche il dopo corso è stato sempre entusiasmante. C'ho un bellissimo ricordo di quel corso e di voi. Che a tavola parlavamo H24 di portieri, è stata una bellissima esperienza. E naturalmente io ti ringrazio da parte di tutto Imparando Academy e da parte nostra, perché hai accettato subito l'invito e sei uno dei colleghi che riusciamo a condividere. Poi, insomma, la tua esperienza oggi sarà di super aiuto sia a noi giovani allenatori che ai ragazzi. Grazie a voi, grazie a Grazie, voi. grazie innanzitutto per e ringraziamo anche il mister Massimiliano Colucci che ha permesso, insomma, che lui ci ha dato l'idea di disturbarti anche in questo momento di ripresa, nonostante sia impegnato con gli allenamenti, con questo momento particolare anche per voi. Quindi grazie anche al mister Max Colucci che ci ha allenato entrambi in anni Certo. diversi, però ha allenato sia me che te, quindi abbiamo qualcosa. E poi con Emanuele, come dicevamo prima nella preview, diciamo, avete giocato anche contro, quindi ci sono già dei nessi come il calcio sempre racchiude. Certo. Questo è il bello del nostro lavoro, del calcio, del mondo dei portieri, poi soprattutto, perché essendo Intanto, uno. diciamo, dalla voce del tifoso, vi annuncio che stanno già arrivando domande e poi vedremo dopo, eh? Quindi Bene, bene, le sarà calata lasciamo. anche questa. Le lasciamo per dopo. No, ragazzi, grazie a voi per l'invito. È un piacere poter stare qui con voi e scambiarci qualche opinione. È un motivo di crescita anche per me, ci mancherebbe altro. Anch'io tanto ancora da imparare. Cioè, non è che sono un espertissimo del campo. Certo, ho avuto la fortuna, diciamo, appena smesso di giocare, ho iniziato subito questa avventura perché avevo già in testa, già quando giocavo, di dare una mano ai portieri, visto che io inizialmente, come parlavamo prima, no? Inizialmente nella mia carriera non c'era questa figura che ora, fortunatamente, negli ultimi anni è venuta fuori alla grande, e tante società si stanno rendendo conto che è importante avere una figura del genere per la crescita dei propri ragazzi in fase, diciamo, quando si è ragazzini, e nella cura per mantenere un certo standard di rendimento per quanto riguarda i portieri un po' più adulti. Per cui finalmente la nostra figura sta pigliando, diciamo, importanza. Ok, Matteo, so che iniziavi tu con qualche domanda per Mister Gigi. Sì, allora, noi naturalmente una delle domande che vorremmo farti è soprattutto spiegaci un attimo come gestisci la settimana tipo di un gruppo portieri di Serie A, quindi come prepari la partita, che in Serie A Allora, sicuramente saranno delle differenze con le altre categorie. sì, vabbè. Certo, vabbè, in Serie A comunque rispetto ai dilettanti abbiamo, diciamo che a volte non c'è nemmeno il giorno di riposo, naturalmente con il calendario delle partite, perché a volte giochi, ti tocca giocare la domenica, poi ti tocca rigiocare già il giovedì, il venerdì, per cui, però in linea di massima io ti parlo di settimana tipo, no? Per esempio, giocando la domenica, se giochiamo in casa oppure in trasferta, l'inizio della settimana cambia perché se abbiamo giocato in trasferta di conseguenza c'è comunque un viaggio di mezzo, anche se noi abbiamo la fortuna di viaggiare con aereo, però comunque sai, essendo nel Salento, l'aeroporto più vicino è comunque a 30 km, voli diretti difficilmente li trovi, per
Per cui, bene o male, la nostra trasferta si articola sempre in 4-5 ore. Però è l'ultimo dei problemi, perché comunque sono squadre che si fanno. Io, avendo giocato anche in squadre più piccole, mi sono anche sobbarcato 10-12 ore di Puma. Però comunque, in linea di massima, quando giochiamo fuori casa, la ripresa è con un lavoro tecnico. Poi il mercoledì che c'è il doppio, si passa a un lavoro di forza, in mattinata, il pomeriggio ci sono tutti dei lavori con il mister ad alta intensità, partitine a pressione, mini torneo con sponde. Il giovedì si passa. Una volta, tanti anni fa, c'era l'abitudine di fare la classica partita amichevole. Ora la partita amichevole non si fa più. Si incomincia già a preparare già da mercoledì pomeriggio nella fase iniziale e proseguendo il giovedì con la fase di non possesso della squadra avversaria. Per cui già incominciamo a conoscere la squadra avversaria. Di conseguenza io già inizio a lavorare sul situazionale, sulle caratteristiche di quelli che sono gli avversari. Fortunatamente abbiamo la possibilità di poter visionare tantissime immagini tramite Wyscout e altre piattaforme, avendo anche a disposizione un analista che comunque collaborando con me montiamo dei filmati per i ragazzi da far vedere durante la settimana. Tieni conto che ogni giorno, da partire già dal martedì, dalla ripresa, ogni giorno c'è la visione di un video per quanto riguarda la squadra. Il martedì si analizza la partita appena trascorsa. Il mercoledì si inizia già a lavorare sulla fase di non possesso. Il giovedì alla fase di possesso nostro, come impostare la partita. Il venerdì c'è un mix generale e l'ultimo video ci sta il sabato sera in ritiro, dove si parla, dove c'è tutte, si mostrano tutte le caratteristiche della squadra avversaria, con particolare attenzione ai calci piazzati. E così via. E poi la domenica c'è la partita. Dicevo, riprendendo la settimana tipo, il giovedì si inizia già bene o male a lavorare sulle caratteristiche della squadra avversaria. Il venerdì, diciamo di solito, può anche cambiare il lavoro con il giovedì, lavoro sulle palle alte, incomincio già io a mostrare ai miei ragazzi quali sono i punti forti della squadra sulle palle inattive. Se c'è qualche calciatore che è bravo a calciare punizioni e così via. E sabato mattina, diciamo, la classica rifinitura con un po' di reattività e prepariamo la partita. La domenica mattina di solito faccio una riunione oppure mando io direttamente i video che ho scaricato dei rigoristi con qualche specialista sul calcio di punizione, chi è bravo. Diciamo, delle caratteristiche come un buon tiro da 25-30 metri, insomma, cerchiamo di non tralasciare niente, perché a volte il dettaglio ti porta La differenza. Ecco, a fare la differenza. E in una città piccola come la nostra, quel punticino alla fine può fare la differenza. assolutamente, assolutamente. E com'è preparare, adesso mi viene in mente un giocatore a caso, preparare una partita contro la Juventus, contro Cristiano Ronaldo. C'è qualcosa di diverso? Vabbè, è stato, guarda, detto bene o male, anche oggi tutti i calciatori hanno la fortuna di avere l'applicazione di Wyscout, per cui comunque Sempre anche aggiornato. loro durante la settimana sono sempre aggiornati. Io bene o male sono più attento a certe situazioni che loro non vedono, no? Per cui poi comunque ne parliamo insieme, ci confrontiamo con gli altri, con tutti il gruppo portieri. Poi sono a parte che sono partite che si preparano da sole. Poi fortunatamente contro di noi Cristiano Ronaldo all'andata non c'era. Ci dovevamo preoccupare di Dybala soprattutto e di Higuaín. Fortunatamente ha detto, ti parlo mi ha fatto una buona partita, è andata bene, mi ha fatto un buon punto, per cui siamo riusciti a limitare le qualità della Juventus, che sono tante. Sotto tutti i Assolutamente. punti di Mister, vista. una domanda. Scusa Matteo, volevo fare una domanda al mister, in base a quello che ha detto sulla settimana tipo. Dimmi, a me non Bene vedi niente. o male, ecco, ricordando anche quando giocavo anch'io tempo più fa nelle categorie minori, la settimana tipo comunque è rimasta più o meno sempre improntata nella stessa maniera, anche nel calcio moderno, nel calcio di adesso. La domanda che mi viene spontanea è quanto tempo tu hai
durante ogni seduta da dedicare all'allenamento singolo con il portiere, e quanto invece magari sfrutti l'esercitazione con la squadra per andare a rincorporare il lavoro che devi fare tramite, diciamo, il lavoro dei portieri con la squadra, perché sai, questo è sempre una adesso con... Sì, no, io fortunatamente ho la fortuna di tenere 4 portieri, no? Per cui, vabbè, naturalmente il martedì il titolare che ha giocato la domenica fa parte del lavoro tecnico, poi lo lascio tranquillo, perché a volte c'è chi recupera e chi non ha ancora recuperato, no? E con gli altri 3, 2 vanno a fare la partitella e a turno 1 me lo lavoro sempre io su quelle che sono, possono essere le carenze che ognuno può avere. Per cui comunque naturalmente c'è sempre alla base, ogni giorno ci vediamo con lo staff un'ora prima e si fa il programma giornaliero o addirittura settimanale, per cui io ho modo di poter organizzare la settimana con i portieri. È normale che se, per esempio, il venerdì, ti faccio un esempio, il mister prova la fase di possesso nostra, iniziando dalla costruzione bassa, già il giorno prima inizio a metterci qualche esercitazione di tecnica podalica specifica, anche se poi alla fine il lavoro migliore è quello che il portiere va a fare con la squadra. Assolutamente. Ti parlo di tecnica, no, di costruzione da basso, tecnica podalica, perché io li posso far fare tutte le esercitazioni che voglio, però la migliore è la fine, è il situazionale che fa con la squadra, dove c'è la contrapposizione degli avversari, capito? Certo. Intanto arrivano saluti sia da Montreal, Canada, quindi dalla parte di Emanuele, sia arrivano anche qualche domanda tecnica, nonché ci stanno salutando, certo, e fanno anche il tempo per il Lecce dei tifosi di Gabriel proprio, perché dice: per Gabriel non c'è Ronaldo che tenga, Pierpaolo. Carlo, se non erro, c'è anche il mister Vincenzo Benvenuto che ci segue, che salutiamo. Sì. Un saluto al grande mister Vincenzo, benvenuto. Siamo andati a trovare... Ciao Vincenzo. Siamo andati a trovarlo a Perugia, non allenava a Perugia, lui fa parte dello staff di Nesta e aveva Gabriel che ora ti ha passato... L'anno scorso, al Perugia. È sempre bello questa condivisione tra preparatori e portieri e questo supporto continuo, soprattutto quando si passa dallo stesso portiere, ma magari squadre diverse, c'è sempre la massima aiuto, perché deve essere così il nostro lavoro. Certo, no, ma io sono, anche perché comunque anch'io, ho detto, non è che sono questo è il nono anno che faccio allenatore dei portieri, ho avuto la fortuna di giocare anche se non a grandissimi livelli, fino a 40 anni, sempre ho detto, la carriera sono sempre stato in C, ho avuto la fortuna di giocare fino a 40 anni, sono 13 anni che faccio allenatore dei portieri. E 2, giusto, se non erro, Gigi. 13 campionati, sì, 1 sì. E 8 C2. Sì, certo. No, non so se lo vedi, anch'io in sovrappressione anche Marco Apruzzese, saluta Gigi, che ha avuto il piacere di giocare all'Aquila. Sì. Ricambio con affetto i saluti di Marco. E ti dicevo... Anch'io ho iniziato da 9 anni, però ho fatto tutte le categorie, non è che ho iniziato, anzi la mia prima esperienza è stata da allenatore in seconda in Lega Pro 1. È stata, capito? Per cui non facevo addirittura l'allenatore dei portieri, perché c'era già l'allenatore dei portieri. Ho iniziato a fare questa carriera come allenatore in seconda. Ovviamente ti ha aiutato anche a vedere con altri occhi, no? In un'altra posizione. E che ti posso dire? Era un ruolo che non facevo volentieri, sono sincero, perché a me piace allenare i portieri, però è stata un'esperienza che mi ha aiutato tanto. Assolutamente. Perché sai che quali sono le competenze dell'allenatore di seconda, oltre di essere il supporto dell'allenatore, tutte le comunque, parti. Per esempio, all'epoca non esisteva White Scout, no? Nel 2000, ti parlo del 2000... Nel 2011, 2010, no, nel 2011 non esisteva ancora White Scout, c'erano solo delle piattaforme dove venivano caricate le partite e io mi guardavo l'ultima in casa e l'ultima fuori casa.
per preparare il DVD della partita da mostrare alla squadra, perché non c'era, no? Non c'era il la chiavetta, si preparava il DVD, no? Preparavo un DVD, ci mettevo 5 giorni, perché mi lavoravo fino alle 2-3 di notte, ma non perché, capito? Per cui, capito? La match analysis era questa, non c'era il match analysis. Ora ogni squadra ce l'ha, a partire dalla Serie D c'erano tutti quanti. Prima non c'era, era l'allenatore in seconda che si occupava di fare, di tagliare i filmati, montare in base a quelle che erano le richieste dell'allenatore. Aspetta, e poi capitava che andavi in un albergo dove il lettore DVD non leggeva quel tipo di file, di corsa in camera, e fai tutto il DVD, preparare, doppio lavoro, preparare, ripassa di nuovo da MP4 ad AVI. Però è stata un'esperienza che mi ha aiutato comunque tanto, no? Poi dall'anno successivo ho iniziato a fare che comunque quello che mi piace, allenare i ragazzi, essere da supporto ai portieri, che come sappiamo è un ruolo particolare. Io sono del parere che solo un portiere può capire un portiere, solo chi ha vissuto una vita può capire gli stati d'animo, le sensazioni, quello che vive un portiere durante la partita e durante la settimana. Avendole già vissute. E io, mister, colgo questa tua considerazione bellissima per farti due domande relative, diciamo, a questo aspetto. La prima è, visto la situazione particolare che stiamo vivendo, che non penso sia mai capitata durante la nostra vita, no? Di un blocco così repentino dei campionati per via della situazione del coronavirus, e adesso una ripresa che fino a poche settimane fa sembrava quasi impossibile, invece si è presentata l'opportunità nuovamente di ricominciare a giocare. Ecco, la mia domanda per te adesso: come gestisci nell'allenamento dal punto di vista fisico, tecnico e anche psicologico con i portieri, no? La ripresa delle attività, e quali sono le difficoltà più grandi che state affrontando? Ti dico che io fortunatamente, finora sono stato fortunato, ho sempre trovato dei ragazzi molto disponibili, dediti al lavoro, veramente dei super professionisti. Anche quando ho lavorato in Serie D, perché non ti nascondo che ho fatto anche l'allenatore dei portieri in Serie D, e allora ho avuto sempre la fortuna di trovare dei ragazzi vogliosi e super professionali, per cui questo periodo l'ho gestito comunque con i miei ragazzi 2-3 volte a settimana, ci riaggiornavamo sempre. Io il giorno prima che, diciamo, dello stand-by, no? Che ci siamo lasciati, quei ragazzi, bene o male, loro sanno quali sono i miei pensieri, le mie indicazioni, che abbiamo già lavorato. Ho detto: ragazzi, noi ci riaggiorniamo 2-3 volte a settimana, qualsiasi cosa avete bisogno, io sono sempre a vostra disposizione. I lavori da fare sono questi. Se avete bisogno di integrare qualcosa, ci sentiamo personalmente oppure tramite chat, tramite WhatsApp. Siamo andati avanti così, e poi ho avuto la fortuna di avere dei ragazzi comunque maniacali nel lavoro. A volte io li devo cacciare dal campo perché potrebbero stare ore e ore sul campo, però giustamente, soprattutto in questa fase dove abbiamo riniziato a lavorare in maniera, anche se ormai è già un mese, 40 giorni che stiamo lavorando, li ho dovuti, non ho avuto problemi, ragazzi, sinceramente no, io non ho avuto problemi. I ragazzi si sono presentati subito belli pimpanti, in forma, immagino. Sì, ma loro, sì, giustamente, inizialmente c'era un po' di paura, sai, i primi giorni, no? E comunque, e loro, perché facevo allenamento singolo, no? Allora si poteva stare massimo su un campo, massimo in 4 persone. Io dovevo stare a distanza con la mascherina, loro ci parlavamo a distanza, c'era un po' di timore. Poi, sai, man mano che sono passati i giorni, poi sai, abbiamo fatto i tamponi, tutte le visite mediche, tutta la prassi comune, adesso siamo tornati, siamo quasi pronti, sappiamo che ci sarà da soffrire, perché purtroppo il nostro campionato, squadra Lecce è una squadra che deve soffrire, ma siamo pronti, sappiamo che sarà dura, perché pronti via troviamo subito il Milan e poi la Juve, per cui i ragazzi fortunatamente stanno tutti quanti bene,
abbiamo avuto modo di recuperare qualche piccolo infortunio, qualche calciatore in movimento, sono tutti disponibili, per cui dobbiamo solo aspettare che venga stilato il calendario ufficiale per la ripresa. Bene, bene. E okay, poi Emanuele, ovviamente... Emanuele, sì. Se tu sei d'accordo, c'è una... sono arrivate varie domande. Io una è abbastanza tecnica. Prima della tua seconda domanda, io la manderei un attimo a Mister Gigi. Prego. Allora, ci chiede Bruno Benassi, io leggo testuale parole, sui calci d'angolo, a sfavore, fate un castello o Marco e quanti fuori? La metto anche sotto così magari può essere più chiara. No, noi marchiamo a uomo, mettiamo un uomo sul palo, uno ai 5,50, il classico 5,50, e uno sul vertice dell'area grande. In poche parole, perché come vedi, c'è chi ama muovere la palla, allora chi esce è l'uomo del palo, è l'uomo che sta sul palo, e di conseguenza chi sta sul 5,5 stringe un pochettino. E poi marchiamo uomo contro uomo. Uno al limite, sulle ribattute centrali, e uno sullo spigolo dell'area grande, che l'ha detto insieme a quello del palo per andare a fare un 2 contro 2 o un eventuale 3 contro 3. Bene, bene. Soddisfatta la curiosità di Bruno Benassi che ha chiesto. Emanuele, torniamo a te. La tua seconda domanda. La domanda che avevo per mister, la seconda domanda, ovviamente noi, come diceva prima Matteo, abbiamo avuto la possibilità, grazie anche a mister Vincenzo Benvenuto, di vedere un allenamento e una partita di Gabriel quando si trova ancora a Perugia. Ovviamente portiere di grande personalità, la curiosità che avevo è come gestisci in questo momento nella massima divisione i rapporti, no, interni tra il gruppo portieri, perché noi sappiamo sempre che diciamo c'è la squadra e poi c'è la squadra nella squadra che è il gruppo portieri, no? E quindi come gestisci un pochettino il rapporto a questi livelli? Io ho sempre pensato che l'armonia è la cosa più importante che ci debba essere nel gruppo portieri. Poi è normale che ci sia della rivalità, che sia sana, corretta, è giusto che ci siano le gerarchie, perché il portiere è un ruolo talmente delicato, che vive talmente su equilibri talmente sottili, è giusto che ci sia un titolare, ci sia un secondo portiere, diciamo sulla carta, poi comunque ho dei portieri, non dimenticate, l'anno scorso avevo Rigorito Mauro, che ha vinto 2 campionati di Serie B di seguito, per cui avevamo bisogno di un altro portiere all'altezza di Mauro e di Marco Bleve, e abbiamo preso Gabriel. Poi naturalmente vanno fatte delle scelte, però io la prima cosa che mi premeva quando il primo giorno di ritiro, e ho preteso e pretendo che ci sia sempre massima sincerità, e è giusto che ci sia la concorrenza, che sia leale, perché poi comunque io la metto sempre sul fatto, no, è normale che chi gioca, no, è più contento. Chi di Mauro, che l'anno scorso si è trovato a vincere il campionato, dice quest'anno ho meritato sul campo di giocare la Serie A e non la gioco. È normale che ci rimane male, no? Per carità, ragazzi, fa parte dell'indole dell'essere umano non accontentarsi, no? Poi essendo anche un sardo, testardo, però la cosa che più io sono contento è quando Mauro ha avuto la possibilità di giocare e si è fatto trovare pronto, e questa è la cosa che per me conta. Poi è normale che ho la fortuna di avere avevo 4 grandi portieri, no? Per me tutti e 4, io li tratto tutti alla stessa maniera, perché per me sono tutti importanti, chi gioca e chi non gioca. Anche perché spesso la forza del primo portiere è tutto il gruppo portieri. Sì, ma infatti io dico sempre, anche quando no, a volte mi trovo a parlare singolarmente con loro, no? Dico, voi dovete, sì, è giusto, è normale che uno è scontento perché non gioca, però voglio che tu sia di supporto anche a chi gioca, oppure se quello che sta giocando in un momento, trova in un momento particolare, perché un domani potrebbe capitare anche a te di trovarti in una situazione di particolare, perché ci può stare durante l'anno, no? Che un portiere possa sbagliare 2 o 3 partite, no? Ci sta.
fa parte, anzi, se ne sbaglia sul 38, ne sbaglia 2-3, per me è un ottimo portiere. Per cui io ho preteso che ci sia, e pretendo che ci sia sempre armonia tra di noi. Questo ti aiuta a lavorare meglio, ti alza l'intensità dell'allenamento, non si dà nulla per scontato, e ogni allenamento, vedi che i ragazzi vanno a mille all'ora perché hanno voglia di dimostrare, di superarsi e di meritarsi una chance di giocare. Poi, fortunatamente, abbiamo un allenatore come Liberani che non guarda il curriculum, non guarda in faccia a nessuno. Chi merita gioca, chi spinge di più la domenica va in campo. Per cui, certo, il portiere ha un ruolo particolare, dicevo prima, no? È diverso dagli altri calciatori. Non è che puoi fare il portiere, gioca due partite, poi cambi, dopo due, tre partite, il portiere vive su un filo di equilibrio talmente sottile che ha bisogno delle certezze. Per cui io sono sempre, e sarò sempre del parere, uno è il titolare, uno è il secondo e uno è il terzo. Ognuno ha il suo ruolo, poi le gerarchie non sono definite, perché in una squadra come il Lecce purtroppo non ci sono campioni, non ci sono top player. Siamo 25 ragazzi, sono 25 ragazzi, dove tutti e 25 devono spingere per un unico obiettivo. E questa è la nostra forza. E poi, è la forza che comunque... E poi giustamente sono dei professionisti, quindi... Sì, ma poi ti ho detto, io ho la fortuna di... Ho sempre avuto la... Ah, quando ti dico no, convinse benvenuto. Quando abbiamo preso Gabriel, io ho fatto... Mi sono sentito con tutti gli allenatori che lui ha avuto, per chiedere informazioni, ma non come portiere, perché come portiere avevo individuato quelle che erano le sue caratteristiche, per sapere com'era come ragazzo, no? Certo. Perché anche il mister Liberani, quando andiamo a prendere un calciatore, sì, valutiamo le caratteristiche tecniche, fisiche, però ci interessa soprattutto il gruppo, perché ci siamo resi conto in questi anni che per ottenere dei risultati, oltre alla qualità fisica e tecnica, le qualità umane sono importanti. E questa è una considerazione che ha fatto, che secondo me va sottolineata, specialmente per i più giovani, per i ragazzi con cui lavoriamo io e Matteo, che nonostante stiamo parlando di persone che giocano nella massima categoria, l'aspetto umano rimane una componente importante all'interno di un gruppo, perché comunque uno sport collettivo c'è bisogno di fare gruppo. Quindi bisogna ricordarlo anche ai ragazzi, diciamo, più giovani, che certe volte questo aspetto purtroppo passa in secondo piano, che invece è un aspetto che magari in tempi passati veniva preso più in considerazione di adesso. Quindi è molto bello, insomma, quello che ha appena detto mister, grazie per questa considerazione. È un piacere condividere con voi. Poi, se voi avete qualche appunto da farmi, ragazzi, non esitate, perché è un motivo di crescita anche per me, ci mancherebbe altro. Io non è ciò che dico a io. A me farebbe piacere, lo so che è difficile per me, magari per Matteo è più facile, però a me farebbe piacere venirti a vedere un giorno in uno dei tuoi allenamenti, se è possibile. Quando volete. Ma ragazzi, non ho niente da nascondere, anzi, è un piacere, anzi, ho detto anche per voi, potete farmi degli appunti, delle osservazioni che mi possono aiutare a crescere, perché vi posso assicurare che, soprattutto voi che lavorate con i giovani, che siete le persone più importanti, perché per me è facile, io bene o male lavoro con portieri già formati, no? Diciamo, a livello tecnico, fisico, però il lavoro più grosso lo fate voi, che lavorate con i ragazzi di 8, 9, 10, fino a, capito, fino all'età, diciamo, 16-17 anni, perché comunque al giorno d'oggi 17-18 anni un portiere già formato si ha delle buone basi, no? Poi io che lavoro con i grandi, per me è facile, perché mi arrivano dei portieri già costruiti, ma il grosso lo fate voi, che lavorate, diciamo, sotto con i ragazzi. Certo, grazie ancora. Matteo, io dico, non so se vuoi aggiungere qualcosa, fare un'altra domanda al mister, altrimenti possiamo passare alle domande degli spettatori, che visto che Carlo diceva che ce ne sono tante. Sì, se siamo d'accordo, intervallerei un'altra domanda dal pubblico, e poi, ecco, se Matteo ha un'altra domanda, ripassiamo la palla a Matteo, tanto per rimanere in tema. Tu sei d'accordo, io, Matteo? Sottolineo il fatto del fattore umano, mentale e psicologico nella gestione, soprattutto in Serie A, in Serie B, dove comunque il portiere è sotto i riflettori,
magari c'è più un lavoro diverso che di un settore giovanile, ma la responsabilità, che come hai sottolineato, di chi lavora nel settore giovanile è maggiore e spesso non riconosciuta. Quindi questo è un appello che faccio, magari che fanno, che si fa sempre, si dice sempre, lavorare con i giovani è molto, molto difficile, però naturalmente detto da te ha una tutta un'altra valenza che lavori nell'Olimpo dei grandi, però io ho tante esperienze nel settore giovanile, davvero, soprattutto nelle società professionistiche, dove ci sono ragazzi di 14-15 anni già col procuratore, già con mille pressioni, e non è semplice, magari che vivono fuori casa perché non sono del posto, in piazze importanti magari come Roma, Lazio, Juventus, insomma, e quindi non è semplice, non è semplice, e vanno aiutati, e noi studiamo tutti i giorni, perché anche noi, avendo tante esperienze nel settore giovanile, ma non sappiamo tutto, quindi ogni atleta è diverso. Quello che ho imparato col tempo, che ogni atleta è diverso, e attraverso questo progetto anche che abbiamo creato, ci prendiamo i meriti di Emanuele e Carlo, perché comunque è una condivisione anche questa, questo aiuta, e persone come te, Gigi, aiutano il processo di crescita di noi allenatori giovani, dei ragazzi e di tutto il movimento degli allenatori e dei portieri, quindi è importantissimo, importantissimo sempre. Io faccio un appello anche ai colleghi nostri. E tu sei l'esempio, alleni in Serie A, adesso avevi qualche ora libera, magari potevi stare con la famiglia, invece sei qui a condividere i pensieri, perché fa bene al movimento. Quindi, come tutti gli ospiti che ci sono stati, come Vincenzo che è intervenuto prima, deve essere così. Non tutti magari la pensano così, non tutti hanno il tempo e la pazienza, però dobbiamo portare avanti questo progetto di condivisione massima. L'Apport lo fa sempre, lo sta facendo, noi ci siamo conosciuti proprio in Apport Garda. Quindi questa è una delle nostre doti, no? Che deve avere l'allenatore dei portieri, la condivisione e il massimo rispetto tra colleghi. Bene, certo. È arrivata un altro saluto, diciamo il numero lo dico dopo, che si ricorda che Mr. Sassanelli era il portiere della prima avvera Lazio ai tempi di questo che manda i saluti, che è Michele Nusdeo, e che ti manda i saluti quando si ricorda dei tempi della Lazio. Mi ricordo. Grande mister. Sì. Allora, io andrei una domanda tecnica, se siete d'accordo, e la definirei una domanda da mister a mister dei portieri. Quanto chiede, loro stanno lavorando molto su leva gambe e attacco palla. Mister, che ne pensi? O voi che ne pensate? Allora, io ho imparato l'attacco palla che avevo 30 anni. Fa parte, queste sono le nozioni basi della tecnica italiana, anche se col tempo ora leva gamba. Poi è normale che... Io ti faccio l'esempio, un portiere brasiliano, no? È arrivato in Italia a 20 anni. Ha avuto la fortuna di lavorare in Italia con tanti allenatori importanti, no? È normale che... Lui fa l'attacco palla, però fa anche la croce, perché giustamente fino a 20 anni che era in Brasile la loro mentalità è fare la croce, l'attacco palla, parata contrasto non esiste per loro, capito? È normale che ogni tanto, avendo un Gabriel che è un brasiliano, nonostante ha lavorato, ormai sono 8-9 anni che lavora in Italia, anche lui ogni tanto tira fuori qualche gestualità brasiliana, ok? Però poi io dico sempre, non sono un amante della croce, no? Però non posso nemmeno mutare improvvisamente quello che il suo modo di parare, perché così altrimenti gli andrei a togliere delle certezze, perché lui dice, se io sono arrivato in Serie A a 28 anni facendo la croce e facendo la parata a contrasto, perché tu me la vuoi togliere? Dobbiamo essere bravi noi allenatori a fargli capire qual è la scelta giusta e nei momenti giusti. Io la croce non la insegno, non l'ho mai insegnata, perché nella mia concezione tecnica del portiere la croce per alcuni può portare degli svantaggi e per qualcuno può portare dei vantaggi. Io non la insegno, perché per me non è una tattica passiva, come molti la chiamano, no? Anche se purtroppo adesso, col fatto che comunque diciamo, noi giochiamo con la difesa alta, bisogna essere bravi nella lettura delle traiettorie,
nella copertura dello spazio soprattutto, e per cui molto, molto spesso ti trovi, ti potresti trovare in uno contro uno. Bene, adesso la domanda la faccio io stavolta. Oggi si sente sì, sempre quello che vuoi, tranquillo. No, una domanda semplice, semplice. Si sente molto, molto parlare di dar spazio ai giovani della propria primavera, sfruttare un po' più il vivaio. Mister, secondo te, quasi a livello provocazione, qualora la federazione desse come obbligo per quanto riguarda i portieri di avere il terzo portiere della primavera, tu saresti favorevole o contrario? O come vedi? No, sei favorevole. Anche per... perché io ti dico, io comunque già ce li ho in rosa, io sono ormai 5 anni che sono a Lecce e ogni anno nella rosa dei portieri, che siano 3, diciamo, quest'anno sono 4, ho sempre avuto un portiere che è cresciuto nel settore giovanile del Lecce. Chironi e Bleve sono portieri cresciuti nel settore giovanile del Lecce. Per cui ogni anno ho avuto sempre un portiere che è cresciuto nel settore giovanile. Per cui mi trovi propositivo per questa proposta. Bene, altra domanda dal pubblico questa volta, ed è Andrea che dà ovviamente buonasera a tutti, probabilmente si è collegato un po' in ritardo. Come si gestisce a certi livelli il rapporto tra i portieri nella rosa? Ne abbiamo parlato prima. Io ho sempre preteso che tra di loro ci sia massimo rispetto e il rapporto deve essere ottimo. Poi ci sta, può succedere che hanno dei punti di vista differenti su delle situazioni, però voglio che tra di loro, è perché ognuno di loro può trovarsi a vivere le situazioni dell'altro, che giochi o che non giochi. È normale, ti ho detto che quest'anno è venuto a far parte del nostro gruppo Gabriel, è entrato in un gruppo che di Bleve, dove c'era già Bleve e Vigorito, dove l'anno prima avevano vinto il campionato. È normale che ci possano essere Mauro e Marco possono essere rimasti Maric, perché si sono andati a prendere un altro portiere quando io e Mauro abbiamo giocato e abbiamo fatto bene. La Serie A comunque andava, il gruppo portiere andava integrato con uno stesso portiere dello stesso livello di Mauro e di Marco. Poi è normale, quando fate le scelte, è giusto che il portiere che debba avere, ripeto, ci siano delle gerarchie, anche se non definitive, ma ci devono essere. Bene, bene. Questo, Matteo, è il mio pensiero. So che hai un'altra domanda, Matteo. Sì, io Gigi ti volevo chiedere, per quanto riguarda il lavoro fisico, soprattutto il lavoro di forza, ti relazioni con il prof o lo gestisci te direttamente? Matteo, puoi ripetere perché c'è stato un piccolo stacco, non ho sentito bene la domanda. Dicevo, per quanto riguarda il lavoro fisico, soprattutto sulla forza, ti relazioni con il prof o lo gestisci te interamente? Sì. A parte i lavori di prevenzione. Che viene prima, però soprattutto la forza. Gestisco io, naturalmente mi confronto sempre con il preparatore atletico, fortunatamente ho sempre lavorato con dei preparatori atletici che la pensavano come me, per cui non ho mai avuto problemi con i preparatori atletici. È normale che io mi confronto spesso con lui, con il recupero di infortuni, perché c'è il prof che si occupa della prevenzione, fa delle schede personalizzate per ogni ragazzo. I ragazzi naturalmente arrivano, siamo dei grandissimi professionisti, vengono al campo un'ora e mezza prima, si fanno il lavoro di prevenzione e poi vengono in campo con me. Per quanto riguarda il lavoro di forza, bene o male, io ho avuto la fortuna di trovare sempre dei preparatori che la pensavano come la penso io, per cui siamo andati sempre d'accordo. Com'è la percentuale che utilizzi? Più un lavoro a secco, dai maggiore importanza alla palestra, più in campo? Che sai, ci sono varie correnti, no, di pensiero, c'è chi lavora più in palestra, chi in campo. No, io lavoro in palestra anche 2 volte a settimana, dipende. Che
problemi con la linea. Cioè, no, inizio subito con la forza in palestra, ok? E poi vado a, diciamo, a fare un lavoro di adattamento in campo. Però naturalmente i carichi sono sempre personalizzati, perché dopo il ritiro, appena scendiamo, facciamo con l'aiuto del prof, calcoliamo subito i massimali. Per cui ogni ragazzo va a lavorare su quello che ha bisogno, capito? Mister, adesso ho parlato di però lavoro anche in campo, in campo posso avere forza esplosiva di balzi, comparata, però cerco più che altro di privilegiare in campo il lavoro, diciamo, tecnico. Mi piace molto più fare il lavoro tecnico in campo. Certo, assolutamente. Mister, adesso hai parlato, mi ricollegavo alla domanda che ha fatto Matteo e parlavi di carichi personalizzati. Ovviamente io cerco di captare, no, come possa essere l'ambiente di una prima squadra e il lavoro che devi fare tu con giocatori di Serie A, con portieri di Serie A. E hai parlato di personalizzazione dei carichi di lavoro a livello fisico. A livello tecnico invece, quando vai a lavorare sul campo, riesci comunque a lavorare in maniera specifica o comunque la maggior parte del lavoro si basa sul primo portiere e campo? Io tratto tutti alla stessa maniera. C'ho quattro portieri, no? Vabbè, lavoriamo su uno, diciamo, l'obiettivo del giorno, ok? Sì. Poi per esempio, ti ho detto, il martedì lavoriamo su un obiettivo tecnico, no? Allora, il titolare la partita non la fa, si va subito a fare scarico, no? Dopo aver fatto lo tecnico, che è uguale per tutti, il titolare se ne va via. Il secondo e il terzo portiere si fanno una partitella, il quarto me lo lavoro su quelle che possono essere le sue carenze tecniche. Oppure mando il secondo e il quarto a giocare, il terzo me lo lavoro su quelle che possono essere le sue carenze tecniche. Il secondo lo stesso, a fine allenamento, Mauro mi dice: Gigi, facciamo questo tipo di lavoro. Gigi, secondo te dov'è che sto soffrendo in questo momento? Ci fermiamo una ventina di minuti e facciamo un lavoro tecnico specifico per ognuno. Ciò non toglie che se un ragazzo vuole rimanere, ben venga, non c'è problema, io non ho problema, io sono a completa disposizione, io vado al campo alle tre pronti, io vado al campo alle 12:30 l'una, sono già allo stadio, per cui, e vado via due o tre ore dopo, per cui sono a completa disposizione loro. Qualsiasi cosa loro mi chiedono e dove io vedo che c'è qualche mancanza, ne parliamo e cerchiamo di lavorarci per cercare di metterci alla pari tutti quanti insieme. Bene, bene. Quindi il fatto comunque di avere quattro portieri in rosa, da questo punto di vista, aiuta anche perché riesce a gestire, diciamo, il lavoro tra tutti i portieri. Sì, l'ideale sarebbe anche avere un altro collaboratore. Io forse in Serie A sono rimasto l'unico ad essere da solo. In Serie A purtroppo ce l'hanno quasi, c'è la maggior, tutti quanti hanno il doppio collaboratore, il doppio allenatore. Io forse è il doppio allenatore dei portieri. Non ho capito, Matteo, ogni tanto ti va via la linea. Il futuro anche per le categorie inferiori è il doppio allenatore dei portieri. Normalmente si lavora meglio, meglio quattro occhi vedono meglio che due e si lavora. Va bene, certo, mister, no? c'è Matteo disponibile, non è tanto lontano da Lecce in questo momento. Mai dire mai nella vita, ti ho detto, noi siamo una piccola società che sta crescendo bene, quindi dopo la Cina Lecce sarebbe bravo. Mai dire mai la vita, no, ma ragazzi, è il futuro. Guarda, mi rendo conto che ce ne vogliono due. Anche perché ti ho detto, poi certo, io cerco di coinvolgere anche i portieri, no? Però a volte il portiere non ha il tempo, non ha il tempo del calcio di far fare il gesto tecnico come vuole l'allenatore dei portieri, perché ci vogliono i tempi, no? Non è che uno calcia in porta, perché il futuro è sicuramente, anche io sicuramente avrò un collaboratore. Noi siamo una piccola società, piano piano ci stiamo attrezzando, stiamo crescendo su tutto, ma ci vuole tempo. Per fino a 3 anni fa eravamo in Serie C, Lecce faceva la Serie C, dopo aver fatto tanti anni di Serie A e B, ha fatto 7 campionati di Serie C.
e uscire fuori dall'interno della C è dura, è dura. Però piano piano, sai, quello è stato sicuramente un grande pregio della società, che è riuscita a ritornare a altissimi livelli, ma assolutamente ci vuole anche un tempo di adattamento poi alla categoria, ovviamente, no? Certo, ma infatti noi, ormai questo è il quinto anno, il primo anno era l'obiettivo primario, giustamente, era uscire subito dall'interno della C. Ci abbiamo messo 3 anni, per venire fuori dalla C. Poi siamo arrivati in Serie B e giustamente, siccome la società nostra è una società che nel loro piccolo non ci fanno mancare niente, ragazzi, vi posso assicurare che nel loro piccolo, anche in C, non ci faceva mancare niente. Arrivati in Serie B, sono dati l'obiettivo arrivare in Serie A nell'arco di 3 anni. Abbiamo avuto la bravura, anche la fortuna, delle componenti si sono incastrate che al primo anno si è arrivati in Serie A. Ora, giustamente, ci sono altre, diciamo, la nostra priorità è cercare di rimanere in Serie A, perché ci sono altri interessi anche a livello economico, un'altra visibilità, entrerebbero più soldi nelle casse della società, che noi purtroppo non abbiamo un solo padrone tipo Squinzi, no? C'è la Sassuolo, dove il padrone di Confindustria poteva mettere di tasca sua 30, 40, 50 milioni di euro. Non abbiamo questa possibilità, per cui piano piano dobbiamo, se riusciamo a rimanere in Serie A, il prossimo anno ci sarà un altro mattoncino, quale che sarà quello del centro sportivo, no? Oltre che per acquistare la possibilità di poter acquistare qualche altro calciatore più funzionale al progetto, investire più su qualche giovane. Ci sono degli step. Ora lo step più importante è cercare di rimanere in Serie A. Bene, bene. Intanto, mister, c'è un altro saluto, spero di leggere bene il nome, da Joachim Milli. Spero di aver letto. È il ragazzo che ti parlavo prima. Joachim Milli, sì. Manda la ragazzo che oltretutto è diciamo prima che è canadese, no? Se non sbaglio, di Quebec, canadese. Quindi anche tu hai vissuto un po' di Canada, ecco, che noi siamo collegati da Toronto in questo momento, quindi ovviamente da parte mia faccio un grosso in bocca al lupo a questo ragazzo che ha fatto un percorso, sta facendo un percorso che sicuramente non è facile, e io ho fatto il percorso inverso, sono finito dall'Italia al Canada e non è facile adattarsi a un ambiente completamente nuovo, ecco, quindi in bocca al lupo ragazzi. Bene, noi abbiamo un'altra domanda tecnica per il mister, sempre da un altro mister che allena i giovanissimi. Ha un portiere che nelle giocate da dietro va sempre più da una parte che dall'altra. C'è un consiglio su un lavoro che si può fare in questi casi? C'è. Sull'impostazione da dietro tende a giocare più sul lato che dall'altro? Sì, esatto. Questo può darsi che siano anche indicazioni dall'allenatore, no? Che preferisce partire sempre dal centrale di destra o che dal centrale di sinistra. Le indicazioni te le deve dare l'allenatore quando vai a fare la costruzione dal basso. Siamo noi che dobbiamo adattarci. Io non penso che, anche se purtroppo, cioè, al giorno d'oggi il portiere purtroppo è richiesto un uso dei piedi abbastanza importante, no? Infatti, anche per quanto riguarda, ora c'è la fortuna di avere il match analysis, no? Noi l'anno scorso, attraverso delle statistiche, Gabriel del Perugia e Rigorite del Lecce erano i portieri che giocavano più palloni con i piedi, per cui ora, non perché non ho scelto Gabriel solo perché sta giocando con i piedi, per carità, però ti voglio dire, sono le richieste dell'allenatore. Ogni allenatore ha le sue richieste. C'è chi dice: Gigi, a me il portiere non mi interessa che deve stare a giocare con i piedi, deve parare. Invece c'è chi vuole che quest'anno dobbiamo lavorare più sull'impostazione da dietro. Sono sempre le richieste dell'allenatore e noi dobbiamo essere bravi ad adattarci e a cercare di soddisfare nel miglior modo possibile quelle che sono le richieste dell'allenatore. Allora, mister, in questo momento mi viene in mente un'altra domanda, no? Visto che comunque tu hai avuto l'opportunità di fare sia da allenatore che da giocatore un po' tutte le categorie più importanti. Sì.
qual è la differenza, le differenze sostanziali nelle categorie? Perché giustamente ogni categoria ha le sue difficoltà, ma proprio dal punto di vista del portiere, del ruolo del portiere, dove si trova la differenza più sostanziale? Nella qualità tecnica e nella testa. Perché bene o male fisicamente ora sono tutti forti i portieri, no? Cioè, il portiere moderno comunque è richiesta una struttura, soprattutto in Serie A, no? Se tu vedi in Serie A, l'altezza media negli ultimi anni è cresciuta tantissimo, no? Si è arrivati a una media di 1,90-1,91-92. Cioè, ce n'è solo uno forse sotto media, che è Cranio del Cagliari. Gli altri sono tutti fisicamente ben impostati. In Serie B è già più bassa l'altezza media, no? Si arriva a 1,88 di media. C'è qualcuno che arriva a 1,90. In C trovi dei portieri, diciamo, fisicamente già come me. Io ero 1,86, 1,85. Però purtroppo al giorno d'oggi il fisico in Serie A è una richiesta importante. Tu pensi dalla tua esperienza, parlando io per esempio da una persona, da un portiere che sono alto 1,86 m, quindi sono proprio il livello che parlavi della Serie C, tu pensi che un portiere noi giovane, ora siamo dei nani. Siamo dei nani, sì, adesso mi rendo conto che noi saremo purtroppo, dei nani. Purtroppo sì. Tu pensi che questo possa risultare come una barriera troppo, troppo grande da superare per un giovane ragazzo, anche di 1,85-86 m, per giocare a altissimi livelli? O credi che ancora portieri di queste strutture possano arrivare anche a giocare in Serie A? Ragazzi, deve avere qualcosa, qualcosa in più. Purtroppo mi dispiace dirlo, ma è così. Capisco perfettamente. Mi dispiace, perché purtroppo è la prima cosa che ti vengono a chiedere. Com'è? Coi piedi, com'è? Però purtroppo, ragazzi, si è passati a... Ce ne sono pochi, no? Se tu vedi anche a livello internazionale ormai... Vedi in Italia l'altezza media è salita, vedi all'estero, in Inghilterra, in Germania, non ce n'è più uno sotto 1,90 m. Purtroppo per giocare a certi livelli è richiesta, ci può stare qualcuno, ci potrà stare, sarà che c'è qualcuno 1,85 m, 1,86 m massimo, che giocherà ad alti livelli, ma ce ne sarà uno su un caso eccezionale 30-40. Uno su 30-40 top club, che sarà, purtroppo è richiesta l'altezza, purtroppo, mi dispiace. Poi ovviamente le domande vengono e io cerco di sfruttarlo, ovviamente poi lascio la parola a Matteo. Tu pensi che questa introduzione adesso del leva gamba, che sta diventando molto di moda, sia anche dovuta al fatto che i portieri hanno acquisito un'altezza talmente... sproporzionata sotto certi punti di vista, che sono quasi costretti, no? Perché una volta il levagamba non era una tecnica necessaria che si utilizzava molto. Adesso vedo che anche ad altissimi livelli molti portieri usano questo levagamba. Può essere anche dovuta alla loro struttura, al fatto che sono molto alti e magari provano a sfruttare la loro ampiezza del corpo invece di utilizzare, diciamo, il passo. Per me questa domanda, levagamba? Sì. Allora, io... Sì. Allora, perché fanno molti fanno il levagamba? Perché ultimamente molti hanno lavorato sull'impostazione dei piedi, l'impostazione delle gambe, dei piedi troppo larga, e di conseguenza noi eravamo impostati, noi vecchia scuola, io, te, Matteo, no? Sul classico passo spinta. La nostra impostazione delle gambe era più o meno leggermente più larga delle spalle, no? Diciamo la classica impostazione. Adesso invece qualche allenatore, non tutti, hanno fatto lavorare i portieri con l'impostazione delle gambe troppo larghe. Di conseguenza vai a fare quasi sempre il levagamba, ma il levagamba la devi fare solamente quando
su un tiro in diagonale, ma il leva gamba non lo puoi fare su un tiro centrale dove c'è bisogno di fare passo spinta, anzi forse nemmeno il classico passo spinta, perché la palla viaggia talmente forte che a volte devi solamente ruotare la punta del piede e spingere, perché non hai tempo di fare il classico passo spinta. In base alla distanza passa il tiro e spinta, in base all'altezza della palla, se una palla è alta ci può anche stare l'incrocio. Allora perché ti dico, il lavoro più importante lo fate voi che impostate i ragazzi dal basso. Se voi mi impostate il ragazzo con un'apertura di gambe talmente ampia, di conseguenza per forza mi farà solo il levagamba, non spingerà mai. E siccome andiamo incontro a ragazzi con strutture importanti, 1,90 m, 1,91 m, 1,92 m, lavorare fisicamente in una certa maniera, andando a migliorare quelle che sono di cui il ragazzo ha bisogno. Poi immaginate il portiere, no? Lavorato come si deve, no? Impostato tecnicamente in una certa maniera con i piedi, perché la parata parte sempre dai piedi. I piedi sono bene impostati bene, la larghezza giusta. Il portiere, che vai giù, devi andare giù velocemente, in diagonale. In diagonale stretta, dove lo step della porta si restringe, per cui la porta da coprire è più piccola rispetto a un tiro frontale. Un tiro frontale, calciato una palla secca forte all'angolino, come fai a fare il levagamba? Cioè il levagamba tu non spingi. Non hai forza sulle mani. Spingi con la gamba opposta. Se piegano le mani. Il levagamba lo fai, bravo, il levagamba lo devi fare quando, e poi il levagamba è tipico, no, di chi è come noi, no? Altezza 1,82, 1,83, erano veloci nell'andare giù. Adesso con questi portieri di strutture importanti, il levagamba devono spingere, passettino e vai, spinta. Portieri di 1,92 m, se metti, fai passettino di 1,93 m, passa e spinta, ti coprono più di metà porta. Io accetto, levagamba, cioè, va fatto, bisogna insegnare, è giusto insegnare levagamba al portiere, ma bisogna anche fargli capire quando farlo e perché lo fare. Certo, certo. Forse questo anche per il motivo per cui si vedono tanti gol adesso sotto il corpo, che non spingono più i portieri. A maggior ragione, quando non riesci a fare il levagamba, parare col piede? E che vergogna parare col piede. Se non hai il tempo, no. Certo. Di andare giù, il tiro è talmente forte, talmente... metti, se il gesto tecnico, diciamo, a livello estetico ti risulta brutto, tu al portiere lo chiami durante la settimana e dici: guarda, questa palla potevi fare così, perché però questa palla potevi prendere col piede. Poi dipende, ragazzi, anche dalla velocità. In Serie A la palla viaggia, ma non perché sono in Serie A, anche in B, in C. Adesso il calcio purtroppo si è evoluto, soprattutto anche, allora perché dico che fisicamente devi essere una macchina perfetta, devi essere una macchina perfetta, non puoi tralasciare niente, e più si sale di categoria e peggio è. Questo è il mio pensiero. Io forse sarò vecchia scuola, no, non vecchia scuola, sai, mi sono adattato, perché poi io ho avuto la fortuna di iniziare a giocare a pallone, che potevo ancora raccogliere la palla con le mani. Poi dopo 2 anni hanno iniziato a mettere la regola, la palla in retropassaggio non la puoi più raccogliere, però mi dicevano i piedi, l'importante è che avevi calcio col destro, perché l'allenatore, la richiesta era solo quella, retropassaggio, la palla deve salire, era la mia richiesta. Ho avuto allenatori che mi chiedevano con i primi anni di Zema, no? Di giocare la linea alta, imparare a coprire lo spazio, no? Non ho avuto mai nessuno che mi ha detto: quindi se la palla sta là ti devi mettere così, oppure devi mettermi in questa posizione. Ho appreso da solo, mi veniva richiesto prima solamente di coprire lo spazio, no? La palla ti arrivava, tu calcione, ho fatto laterale, in tribuna, non cambiava niente. Oggi il portiere, oltre a coprire lo spazio, deve anche sapere giocare la palla con i piedi, perché buttare una palla e regalare la palla all'avversario, siccome si gioca più sul possesso, il calcio è migliorato, no? Partendo con l'impostazione dal basso dei portieri. Per cui oltre a coprire lo spazio, potete bisogna leggere bene le traiettorie, coprire bene lo spazio alle spalle della linea, deve anche sapere impostare con i piedi. E il ruolo del portiere lo stanno
sta diventando, no, io non dico che sta diventando difficile, lo stanno facendo diventare bello, bello perché purtroppo il portiere adesso è quasi un calciatore di movimento. Il portiere sì. Ora come ora percorre quasi 5-6 km a partita. Un portiere che si muove, che parte, un atleta eccezionale con tutte le richieste, c'è una richiesta troppo alta, capito? Coinvolto in tutto. Per cui grazie mister per la risposta. No, è di che, figurati. Sto qua per voi, se avete qualche io sì. Però vi faccio una domanda io. Se voi avete qualche rimostranza da farmi, non abbiate timore, io ragazzi non c'è problema, assolutamente. Se avete notato qualcosa, comunque seguite la Serie A anche voi, no? Se Gabriele Vigorito, qualche portiere ha commesso qualche indecisione, me lo dite tranquillamente, ne parliamo insieme, assolutamente. Per me è un motivo di crescita, assolutamente. Siamo ancora timidi, mister, non possiamo. Siete ancora? Timidi e umili. Ma che timidi, ragazzi, pure io sono timido. No, assolutamente, ma è grande la disponibilità del mister che, come si dice molto spesso, più si sale di categoria e più le persone sono disponibili, hanno una mente aperta alla condivisione e al confronto, che è anche il motivo per cui secondo me determinate persone raggiungono obiettivi importanti a livello di carriera e altre no. Trovo molta più difficoltà a confrontarmi certe volte con persone che stanno allo stesso livello, diciamo mio, che con persone che stanno a livello molto più alto. Quindi sono molto contento di questo, ed è anche il motore che sta spingendo le nostre due scuole, quella mia e di Matteo, a questa collaborazione internazionale che abbiamo creato, che non penso si trovi molto, molto frequentemente nel mondo, nel nostro settore. Quindi è una cosa molto bella. Per quanto riguarda tutto quello che ha detto mister, io penso che Matteo possa condividere. Noi sposiamo molto la scuola di pensiero tua, e abbiamo anche il nostro come amico in comune Massimiliano Colucci, e penso che siamo un po' tutti sulla stessa linea di pensiero per quanto riguarda quello che hai detto, e mi fa molto piacere, insomma, ecco, tutto qui. Poi non so se Matteo vuole aggiungere qualcos'altro. Sì, assolutamente, naturalmente ringrazio il mister, è stato super disponibile. Ti disturberemo più avanti appena riprenderà il campionato. Abbiamo ragazzi, dubbi. Quando volete. Ieri. Quando volete, assolutamente. Ultima domanda, poi magari ti mandiamo a riposare perché sei in attività e ripreso, quindi è giusto. Domani avete allenato. No. Io e la mia no, domani riposo. Ah, riposo, allora. Abbiamo fatto allora, stamattina allenamento. Fino all'una, stasera fino all'una. Non c'è, ragazzi, non c'è problema. Una cosa, detto, in campo non bisogna essere timidi. Fuori sì, anch'io nella vita privata ero timido, fuori da, ma in campo non bisogna essere timidi, altrimenti ci mangiano. Purtroppo non ci aspettano. No, assolutamente. È così. È più sali di categoria. E più sali di categoria e più non ti perdonano, per cui in campo non bisogna essere timidi. Inculcare di non essere timidi. Fuori sì, fuori ci sta che il ragazzo è timido, un po' chiuso, però in campo non deve essere timido. La mia domanda sì, era il rapporto che hai dal punto di vista soprattutto di gestione della parte tattica con mister Liverani, come gestisci il tempo, soprattutto che come molti allenatori portieri spesso magari si sentono anche un po' messi da parte dal punto di vista del tempo, dice non abbiamo mai tempo per lavorare, quindi c'è chi inizia prima, chi magari si ritaglia spazi aggiuntivi. Però io penso adesso nel calcio moderno, come abbiamo detto in precedenza, è importantissimo il lavoro situazionale, farlo con la squadra. E la curiosità mia era come lavori col mister, se lavorate molto anche con i video e come coinvolgete i portieri. Ti ho detto, noi iniziamo già da quest'anno soprattutto, già dal martedì, ogni giorno c'è un video. Per cui
E gli altri anni avevo, cioè, mi organizzavo con i ragazzi, iniziavo diciamo 20 minuti, un quarto, anche mezz'ora prima. Però quest'anno, siccome il mister ha preteso giustamente, no, che il video che il match analysis prepara per la squadra lo debbono vedere anche i portieri, di conseguenza inizio quando inizia la squadra, no? Naturalmente i ragazzi sono arrivati prima allo stadio, il lavoro di prevenzione se lo sono fatti prima. Poi il video non è che dura mezz'ora, 40 minuti, è un video di 7-8 minuti, no? Partendo già dal martedì, a parte dal mercoledì, a parte quello del martedì, quando vai a rivedere i pregi e i difetti della partita trascorsa, dove dura un pochettino di più, però il video dura al massimo 5-6 minuti. Però purtroppo il mister, ecco Gigi, è giusto che anche i ragazzi, i portieri, poi col lavoro ti può organizzare. Io fortunatamente lui è molto elastico, il mister è molto disponibile, e poi avendo quattro portieri comunque poi mi posso gestire io, mi posso organizzare bene io il lavoro, io so quello che la squadra deve fare, capito? A parte quando c'è da fare la costruzione dal basso, dove dopo aver visto il video abbiamo un quarto d'ora di attivazione e poi il mister vuole che tutti e quattro i portieri siano presenti alla costruzione dal basso, perché devono sapere ciò che devono fare, capito? Poi il resto, due lavorano con la squadra e due lavorano con me, poi ci scambiamo, ma poi è tutto, diciamo, organizzato, perché lo facciamo prima, in maniera che non ci siano pause e non ci siano malintesi. Il lavoro situazionale, comunque, anche, e lo faccio anche con il tattico, ci mettiamo d'accordo, creiamo, strutturiamo delle conclusioni in porta per allenare i nostri attaccanti, di conseguenza lo fanno anche i portieri, si allenano. Variamo così, capito? Siamo abbastanza organizzati da poter curare tutte, sia gli attaccanti avversari che i nostri. Ottimo, ottimo. Bene. Allora, se non ci sono altre domande dal pubblico, non ce ne sono, c'è solo un saluto da Rosa che fa i complimenti, si ricorda del mister quando giocava con la Turris, con la sua Turris. Sì, lo conosco. Un caro saluto a Rosa e Pasquale, sono dei tifosi di vecchia data. Bene, bene. E noi, se non abbiamo altre domande, procediamo con i saluti, innanzitutto con i ringraziamenti a mister Gigi Tassanelli per questa abbondante ora di calcio, di numeri uno e di tante aneddote e tanti consigli, soprattutto per migliorare, per migliorarsi e per andare avanti. Ringrazierei anche Matteo Emanuele, che ritroveremo domenica prossima con un nuovo ospite, per sapere chi sarà. Seguite le rispettive pagine della Imparando Academy e della Next Generation Keepers, le troverete il link direttamente sulla chat della diretta. Che dire, ragazzi, a voi la parola per gli ultimi saluti. Io, vabbè, voglio iniziare io, perché poi lascio l'opportunità a Matteo e al mister Gigi, che si conoscono personalmente, di salutarsi. Volevo ovviamente ringraziare il mister per la sua disponibilità e per i tante informazioni che ha condiviso con noi. Non è una cosa così da dare così tanto per scontata, quindi grazie ancora e spero di rimanere in contatto con te, e se ci sarà la possibilità in futuro anche di avere il privilegio di venire a vedere una tua sessione di allenamenti e di conoscerti di persona. Quindi mister, ti ringrazio ancora per essere stato con noi, ospite nostro in questa trasmissione. Bene, io invece ringrazio. Vai Matteo, vai. Come non c'è problema. No, io mi allaccio a Emanuele, ovviamente, per ringraziarti da parte nostra, anche di tutti i nostri ragazzi, che mi sono arrivati anche messaggi in privato dicendo, insomma, sottolineando anche i genitori, sottolineando la tua disponibilità. Quindi questa è una cosa importantissima per noi giovani allenatori. Quindi sottolineo i ringraziamenti di Emanuele, sottolineo la nostra grande stima nei tuoi confronti per questo grande intervento. Grazie di cuore, è stato davvero un piacere. Io invece ringrazio voi ragazzi, grazie a voi per avermi invitato, e per me è stato un piacere passare questa retta con voi. Spero che ci sia la possibilità di nuovo anche di vederci, di stare insieme.
sarà un piacere. Quando volete venire a Lecce siete miei ospiti, tranquillamente, senza nessun problema. Casa mia e casa vostra, tranquillamente. Carlo, grazie di cuore mister, ovviamente in bocca al lupo per il proseguio della stagione e per la ripresa dell'attività. Forza Lecce sempre. E forza grazie. Lecce. Grazie. 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 Speriamo bene. Grazie. E noi anche a voi un abbraccio forte. Grazie abbraccio a tutti. Grazie. Un abbraccio a tutti. E vediamo nuovamente appuntamento a domenica prossima, sempre ore 22. Seguite le pagine per sapere con chi saremo nuovamente in diretta e preparate anche le domande. Buona notte e buona settimana a tutti quanti. Un saluto anche a me.